Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta al pomodoro e fagiolini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolla, olio extravergine d'oliva, polpa di pomodoro, sale, acqua calda, pepe, fagiolini puliti, pasta, parmigiano grattugiato e basilico fresco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale la cipolla. Versiamo l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Sul fondo del boccale, aggiungiamo i fagiolini, la polpa di pomodoro. Il sale, il pepe, l'acqua calda. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 15 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità soft. A questo punto adesso andremo ad aggiungere la pasta dal foro del coperchio e la faremo cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Nel nostro caso 12 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il parmigiano. Mescoliamo leggermente con la spatola. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo proseguire la cottura per altri 2 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta. Andiamo a impiattare. Pasta, pomodoro e fagiolini. Grazie e alla prossima ricetta.